Per quest'estate Termoli non guadagna la bandiera blu d'Europa e il vessillo che per 15 anni ha sventolato sulla spiaggia non è stato assegnato. Sabato 12 verranno presentate le liste per i 14 comuni nei quali 10 giugno si andrà al voto, tra i test più importanti quelli di Venafro, Larino e Guglionesi. Si discute molto a Campobasso circa il possibile cambio del nome di Piazza Savoia in Falcone Borsellino, tutto nel silenzio del degrado del sito. Termina con una salvezza per entrambe le molisane, Campobasso e Olimpia Agnonese nel campionato di calcio di Serie D, sale in Lega Pro la Vis Pesaro. Ben ritrovati con l'informazione di TLT. Dopo 15 anni Termoli perde la bandiera blu. Il riconoscimento della Federazione Europea per questo anno va solamente alla spiaggia di Campomarino. Le motivazioni della scelta dovrebbero essere note a breve, visto che in mattinata si è svolta la cerimonia di premiazione della 32esima edizione della FE Italia, costituita nel 1987. Un colpo per il litorale adriatico. Non accadeva infatti dal 2002. Infatti adesso potrà vantare la sola bandiera, come conferma l'assessore Anna Saracino. Per quanto riguarda il resto delle spiagge molisane, Petacciato non ha fatto richiesta, mentre Montenero di Bisaccia non è riuscita nemmeno per quest'anno a conquistare il vessillo. E ad esprimersi proprio in merito al mancato riconoscimento del mare di Termoli, il sindaco Sbrocca, che è intervenuto dicendo: non conosciamo ancora le motivazioni di questa decisione, sicuramente andremo fino in fondo per capire il perché. Le analisi condotte dall'ARPA continua nel 2017 confermano ancora la qualità della balneabilità delle nostre acque su tutto il lungomare, sia nord che sud. E passiamo con la politica. Sono 14 comuni molisani nei quali il 10 giugno i cittadini saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Sabato alle 12 ci sarà la presentazione delle liste, riflettori puntati sui centri maggiori della regione, Venafro, Larino e Guglionesi. Vediamo. Sono 14 comuni molisani nei quali domenica 10 giugno si voterà per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono Campochiaro, Colle Torto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripa Bottoni, Salcito e Vinchiaturo. Nella provincia di Isernia Castel Pizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In 12 comuni si arriva al voto per scadenza naturale, mentre a Campochiaro e Macchia Valfortore gli elettori andranno alle urne a seguito della morte dei sindaci Carlone e Carozza. A Castel Pizzuto si voterà a seguito della caduta anticipata dell'amministrazione comunale. Complessivamente sono 37.788 i molisani chiamati al voto, 23.881 in provincia di Campobasso, 13.996 in quella di Isernia. Sabato 12 maggio la presentazione delle liste collegate ai candidati sindaci. Trattandosi di centri con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è previsto un turno unico senza ballottaggio. Riflettori puntati sui centri maggiori della regione. Venafro per la provincia di Isernia, mentre nella provincia di Campobasso i test più attesi sono quelli di Larino e Guglionesi. A Venafro la sfida sarà quasi certamente tra il sindaco uscente Antonio Sorbo e Nicandro Cotugno, già sindaco di Venafro dal 2008 al 2013 e fedelissimo dell'europarlamentare Aldo Patriciello. A Larino il sindaco uscente Vincenzo Notarangelo, dopo 5 anni di mandato, potrebbe non essere ricandidato al vertice di Palazzo Ducale. Secondo indiscrezioni sarebbero ad oggi 3 le liste civiche pronte a contendersi la vittoria finale. A Guglionesi appare scontata la riproposizione per il terzo mandato del sindaco uscente Bartolomeo Antonacci, già candidatosi alle elezioni regionali nella lista dei Popolari per l'Italia di Vincenzo Niro. Antonacci è anche figura di rilievo del consorzio industriale della Valle del Biferno. Si attende di capire chi sarà il suo sfidante nell'area del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che non concorrerà con il suo simbolo in nessuno dei comuni molisani nei quali si andrà alle urne.
Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri hanno arrestato a Montenero di Bisaccia un uomo denunciato tre persone a seguito di una rapina avvenuta all'interno di un esercizio commerciale del luogo. È stata recuperata la rifurtiva e un coltello utilizzato durante l'azione. A Isernia invece i carabinieri hanno intensificato ulteriormente i controlli in varie zone del capoluogo. Un 38enne infatti è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore alla norma. Per lui è scattata la denuncia, è stato di ebbrezza, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. E ci sono polemiche e discussioni attorno alla decisione della Commissione Cultura del Comune di Campobasso in merito al cambio del nome di una piazza del centro da Savoia a Falcone Borsellino. Numerosi richiami storici pro e contro, mentre il sito riversa in condizioni di grande degrado. Vediamo. L'appuntamento questa mattina è in Piazza Savoia a Campobasso, dove il consigliere comunale di minoranza Francesco Pirone interviene con tanto di pianta della città a spiegare il suo profondo dissenso per la decisione della Commissione Cultura del Comune capoluogo di regione di accogliere la richiesta dell'Associazione Artisti e Talenti Molisani di cambiare il nome della piazza che porta il nome della dinastia Sabauda ed intitolarla ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il consigliere Pirone ha accolto i giornalisti e gli operatori TV sottolineando le sue obiezioni al cambio di nome, motivandole attraverso richiami storici, filologici, toponomastici e dei percorsi e metodi amministrativi, volendo difendere un'azione risorgimentale complessiva, ma anche, a nostro avviso, dimenticando gli interventi dei vincitori che nell'unificazione dell'Italia hanno, secondo numerosissimi storici e studiosi del periodo, concepito quell'annosa questione meridionale che si è protratta per oltre un secolo, decretando differenze immani come condizioni economiche ed esistenziali tra il nord e il sud del paese. A questo punto però ci interessa molto di più la condizione della piazza, perché in effetti pensiamo che qualunque sia il suo nome dovrebbe essere un sito adeguato e vivibile. Cosa che è lontanissima dal vero, in quanto il sito mostra moltissimi punti di degrado, a partire dalla vecchia sede dell'Hotel Roxy, un luogo caduto in dismissione ed acquistato dalla Regione Molise, per eventualmente destinarlo a sede di uffici regionali. Una questione che ormai perdura da anni e che, nonostante concorsi di idee ed altri interventi, non ha assolutamente mutato il declino dello stabile, che si presta oggi a dimora esclusiva di gatti e probabilmente di sporcizia e degrado, se non addirittura, ma non c'è certezza assoluta, a ricovero per soggetti poco raccomandabili. Una piazza dove, tra l'altro, non si ripuliscono le aiuole e non si rimettono a posto i cartelloni pubblicitari, i cui scheletri fanno brutta mostra di sé un po' ovunque. In definitiva, vorremmo ci si occupasse di questa piazza non tanto a causa del suo vecchio o nuovo nome, ma con la giusta e necessaria attenzione a farla diventare una piazza decente, che magari possa rinnovare l'onore e la valenza culturale di chiunque sia chiamato a darle una giusta denominazione. In meno di 6 mesi dalla nuova legge sui vaccini, la percentuale dei bambini sottoposti a profilassi è salita anche in Molise, dove la copertura ha superato il 90%. I pochi casi di cui l'ASREM e l'ufficio scolastico regionale sono a conoscenza vengono monitorati e c'è un filo diretto con le famiglie affinché capiscano che come sia importante per i bambini vaccinazioni ed equivale soprattutto a proteggerli e a salvaguardarli da ulteriori malattie. La pesca nel mare Adriatico è ad un passo dal baratro. Le condizioni economiche per gli armatori sono diventate fortemente dispendiose. Vediamo. La pesca italiana necessita di una riforma radicale, poiché è precipitata in una crisi irreversibile per la quale gli armatori sono fortemente preoccupati. L'elevato numero di domande che sono state presentate anche a Termoli per accedere alla demolizione delle imbarcazioni da pesca ne sono una testimonianza.
Al termine delle demolizioni il risultato sarà una perdita notevole di competitività della flotta italiana nel mare Adriatico. Uno studio della situazione del comparto in Adriatico ha illustrato come tra il 2004 e il 2015 la capacità di pesca a traino si è ridotto di oltre il 30%. Il numero delle imbarcazioni è passato da 1.435 unità a poco meno di 1.000. Ancora nel 2004 un'imbarcazione pescava mediamente 145 giorni l'anno, nel 2015 si è scesi a circa 120 giorni. Negli ultimi anni inoltre molte marinerie hanno deciso di autolimitare il lavoro, stabilendo un massimo di 4 giornate di pesca a settimana, al fine di tutelare la risorsa ittica per via di catture in costante riduzione. Non ultimo, i costi di gestione del comparto sono sempre più alti, dovuti soprattutto al crescente costo del personale necessario a bordo e a terra. In molti casi l'armatore molisano, infine, coincide nella maggior parte dei casi con la figura di comandante e pescatore dell'imbarcazione. L'attività è diventata difficile e dispendiosa. Se non ci sarà il cambiamento di passo successivo, sarà per molti solo il baratro. Sono partiti nuovi interventi per la pavimentazione e per la segnaletica orizzontale sulla statale 17 nel tratto compreso tra Isernia e Guardareggia. L'ANAS annuncia che per tale motivo sarà istituito il regime di senso unico alternato in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere. E torniamo sulla costa, dove Termoli ha festeggiato il suo compatrono San Timoteo, mettendo insieme le manifestazioni religiose con quelle di carattere popolare, organizzando anche il primo palio dei Rioni che si è svolto in piazza Cattedrale. Vediamo. I festeggiamenti per San Timoteo, compatrono di Termoli, sono sempre molto partecipati e vedono i termolesi raccogliersi tutti nella devozione del Vescovo di Efeso, che dà anche il nome all'ospedale della cittadina adriatica. Come di consueto, la festa si sdoppia attraverso le manifestazioni di carattere prettamente religioso e quelle sicuramente ludiche e popolari. Termoli ha due patroni, San Basso e San Timoteo, che io non chiamo copatroni ma padroni ogni giorno. San Basso generalmente viene, diciamo, indicato come il santo, il protettore dei marinai, della marina in genere e anche di tutta Termoli ovviamente, così come San Timoteo, che rappresenta forse l'apertura a tutti i termolesi che magari anche non sono nati nella nostra città, ma come tanti di noi sono venuti a Termoli, sono stati accolti in questa città molto bene, perché è una città dell'accoglienza, e quindi San Timoteo rappresenta il segno distintivo dell'accoglienza della nostra città nei confronti di coloro che vengono a abitare. Ravviva il dono che è in te. Ecco, Termoli che si svegliò quella mattina dell'11 di maggio del 45 a mezzogiorno, non si svegliò ma fu allertata dal suono delle campane, ha scoperto quel dono che c'era da 700 anni e adesso di quel dono piano piano prende coscienza e si vede che ne prende coscienza sempre in un modo più diffuso. Ci vuole pazienza perché nascano le tradizioni. Noi siamo eredi di tante belle tradizioni, no? Ecco, che vanno custodite, anche se ripulite in alcuni aspetti, no? Però vanno senz'altro custodite, difese e promosse. Però ne possono nascere dalle altre, perché cos'è la tradizione? È una vita che si trasmette. Questa è la tradizione. La scelta di quest'anno è stata improntata su un percorso che richiamasse una sorta di viaggio nel tempo, che ha catapultato le persone al Medioevo attraverso la riproposizione dei vestimenti, degli usi e costumi dell'epoca, dei giochi ispirati a quel periodo storico e perfino nella scoperta e riscoperta degli antichi sapori dell'epoca medioevale.
Tutto con al centro il Palio di San Timoteo, che nella sua prima edizione ha proposto nel centro storico di Termoli, a Piazza Cattedrale, la sfida di quattro rioni della città, ognuno rappresentato da 11 persone che hanno partecipato ai giochi previsti per la conquista del Palio di quest'anno. Iudicatus, Tornola, Castellum e Ostium, questi i nomi dei rioni. La competizione ha come premio assoluto e significativo l'onore di portare il prossimo 11 maggio in processione il palio conquistato quest'anno. Un premio che ha richiamato tutto l'impegno dei 44 giocatori che hanno dato vita ad una competizione vera, misurandosi nelle quattro gare previste, tutte ispirate al mondo medievale. Il lancio del ferro di cavallo, il tiro con l'arco, il tiro alla fune e il combattimento. Quest'anno ha vinto Tornola, che ha primeggiato sulle altre e che potrà portare in processione con orgoglio il Palio dei Rioni 2018. A dare un ulteriore tocco storico gli sbandieratori di Colle Torto, la falconeria di Guglionesi e i vari balli eseguiti dai partecipanti della scuola di danza ASD New Freelance, che in abiti d'epoca si sono esibiti durante gli intermezzi tra i vari giochi. Soccorso, come salvare una vita con semplici pratiche. Questo è il tema scelto domani in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa. Celebrazioni ufficiali alle ore 9 nella sede della giunta regionale del Molise. A seguire la lettura di alcuni brani agli studenti della scuola media di Venafro. Tenere viva la memoria delle 21 donne che hanno contribuito alla nascita della Costituzione. L'obiettivo della mostra promossa dall'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Campobasso, inaugurata oggi a Palazzo San Giorgio. Vediamola. È un omaggio, ecco, alle 21 donne madri della Costituzione italiana che assieme ai padri, quindi, della Costituzione italiana hanno dato inizio a una nuova era, quindi si usciva da un'era, diciamo, fascista e quindi verso una nuova democrazia. Oggi con immenso piacere questa mostra è arrivata tramite, diciamo, l'assessorato al Comune di Campobasso delle Pari Opportunità e della Cultura, è arrivata in Molise. È arrivato in Molise affinché si possa, ecco, portare a conoscenza delle giovani generazioni quelle che sono state, diciamo, le lotte, i principi morali che dovrebbero essere presenti in ognuno di noi, di quelle donne che hanno rappresentato per l'Italia, diciamo, una nuova era, una nuova rivoluzione. Si parla molto di parità, no? Di rivendicazione storica delle donne, c'è però ancora tanto da fare in Italia. C'è tanto da fare. Le donne costituenti e poi il 68 delle donne hanno segnato un cambiamento. Queste donne costituenti che sono a scrivere la Costituzione quando non avevano diritto di voto ancora pochi anni prima. È un salto forte, anche se in assemblea hanno dovuto lottare per vincere i pregiudizi. Le donne, le lotte delle donne del 68 che hanno cambiato la vita di tanti e di tante, perché del 68 quella parte di cambiamento è rimasto, ha cambiato la società. Che è successo dopo? È successo che le generazioni successive hanno ritenuto quella maggiore libertà come acquisita una volta per tutte, scontata, non lo è, tant'è vero che quelle libertà maggiori sono minacciate, invece le donne debbono rilanciare.
Sarà presentata domani alle 10 al Conservatorio Perosi di Campobasso la nona edizione Festival delle Percussioni 2018 insieme alla quinta edizione del Premio Internazionale di Composizione Audiovisive Mario Rosi. Il festival si snoderà dal 10 al 13 maggio in diversi luoghi, partendo dal Conservatorio fino al Teatro Savoia, passando dalla Cattedrale di Campobasso all'Auditorium Alex Gil della Fondazione Molise Cultura. Vediamo adesso le prossime previsioni per il meteo. Tempo incerto e piogge sparse nella prima parte di oggi sul Molise. Dalla sera cielo poco nuvoloso. Le temperature sono previste tra i 14 gradi di Campobasso e la massima di 21 gradi a Termoli. Poco mosso il medio adriatico. Ventilazione da nord-ovest. Sulla regione domattina il cielo si presenterà parzialmente coperto. Valori climatici in leggero aumento. Venti variabili. Tante novità nello sport di calcio di Serie D, la Vis Pesaro scavalca di nuovo il Matelica e vince al fotofinish il girone adriatico della Serie D. Brindano alla vittoria anche le molisane, Campobasso e Olimpia Agnonese. Vediamo. Trentaquattresima e ultima giornata in Serie D, Avezzano Matelica 1-0, Castelfidardo Vis Pesaro 2-4, Campobasso Jesina 3-2, Fabriano Nero Stellati 1-1. Francavilla Monticelli 2-1, L'Aquila Vastese 3-3, Olimpia Agnonese San Giustese 2-1, Recanatese Pineto 3-5, San Marino San Nicolò 3-1. Classifica finale, la Vis Pesaro scavalca ancora una volta il Matelica, 73 punti, 71 per il Matelica, Avezzano 62, Pineto 57, L'Aquila 55, Francavilla 53 punti, San Marino e Vastese 51, San Giustese 48, Campobasso 45, Castelfidardo 44, Recanatese 43 punti, Olimpia Agnonese 41, San Nicolò 40, Jesina 34, Monticelli e Fabriano 20, chiude Nero Stellati a 18 punti. Vittoria e salvezza diretta per l'Agnonese. I Granata superano con merito la San Giustese e festeggiano la permanenza in categoria. Termina con una salvezza meritata l'undicesima stagione consecutiva in quarta serie per l'Olimpia Agnonese. Il 2-1 sulla tranquilla San Giustese consente ai Granata, per l'ultima al Civitella in completo bianco, di scavalcare i teramani del San Nicolò. Una stagione travagliata per i molisani, partiti con il piede sbagliato, ma rimediata strada facendo in larga misura con i punti conquistati nel catino amico. Al termine degli ultimi 95 minuti, l'esplosione di gioia prima in campo e a seguire negli spogliatoi, sereno e soddisfatto nella sua prima intervista della stagione il presidente Marco Colaizzo. Io con tutto il mio staff, con tutti i miei aiuti, con il dottor Panadonio, De Vita, escluso nessuno, abbiamo sofferto veramente tanto, senza far vedere niente a nessuno, ma noi abbiamo avuto una vera sofferenza. Però noi siamo abituati a lottare e andare avanti con tutte le cose. Io ho sempre creduto e crederò sempre che se uno crede può andare avanti, altrimenti non si può andare avanti. L'anno prossimo ci divertiremo. Cercheremo di divertirci, anzi, non diciamo di ci divertiremo perché... Al momento non abbiamo nessuna novità, però cercheremo di fare magari un campionato che non ci faccia soffrire e ci faccia alzare nei primi posti in classifica, come vorrei. Adesso in questo momento non mi sento di dire di confermare, perché lui anche deve decidere cosa vuole fare, se vuole studiare il nostro progetto, se vuole fare il nostro progetto. La mia intenzione sarebbe di riconfermarlo, però attualmente
Mister Pino Di Meo è costretto a rinunciare allo squalificato Ceria e gli infortunati Corbo, Litterio, Corso e Di Lollo. Spazio al centro dell'attacco per Giglio. Il tecnico ospite Stefano Senigallesi deve fare a meno di Camillucci, appiedato dal giudice sportivo. Arbitra Bertini della sezione di Lucca dinanzi ad un folto pubblico. Agnonese a trazione anteriore sin dal fischio d'inizio. Scorribanda di Santoro su tutto il fronte offensivo al decimo minuto. La base del palo salva Chiodini dalla capitolazione. I padroni di casa recitano il ruolo di chi deve vincere a tutti i costi. De Stefano, uomo di movimento in attacco, raccoglie l'imbucata di Niang ed indirizza il cuoio dove Chiodini non può arrivare. Il vantaggio dopo appena 15 giri di lancette. La Sangiustese esce dal fortino e Scognamiglio arma il destro e bacia la traversa su calcio piazzato. Sarà l'unico acuto dei rossoblù in tutti i 45 minuti iniziali. Attorno alla mezz'ora si vede in due occasioni il centravanti di casa Giglio. Sinistro largo nel primo caso a chiusura di un contropiede isolato e sventola che sibila alta di poco qualche minuto più tardi. Nella ripresa i locali premono per mettere in cassaforte il risultato. Chiodini smanacciallato il mancino dall'interno dell'area di De Stefano. Sul corner successivo si avventa sulla sfera il difensore centrale Cassese. La traversa salva i marchigiani. Il 2-0 è però solo rinviato di lì a poco. Al decimo sul nuovo calcio d'angolo confezionato da Guerra, nel cuore dell'area trova il tempo giusto Giglio per gonfiare la rete di Chiodini. I molisani tirano i remi in barca, ma la Sangiustese è pizzicata nell'orgoglio, si vede improvvisamente con Tascini che scarica verso la porta avversaria da posizione molto angolata al 14°. Due minuti più tardi lo stesso centravanti si toglie la soddisfazione della marcatura personale anticipando di testa Venturini e compagni d'azione d'angolo. Sul risultato di 2-1 e con molti cambi da una parte e dall'altra gli allenatori ordinano di alzare i livelli di attenzione. Il finale sarà giocato a giri di motore contenuti. Da segnalare prima del triplice fischio finale una velenosa pennellata dall'interno dell'area del solito Guerra, sulla quale arriva con una frazione di ritardo Cassese. La neopromossa Sangiustese termina con un bottino complessivo di 48 punti alla prima esperienza in D. All'Agnonese l'impresa di poter staccare il prossimo anno la 12ª stagione tra i dilettanti. Il Campobasso invece si congeda dal proprio pubblico con una gara ricca di emozioni e tre punti. Al Selvapiana soccombe la Jesina. Giunge ai titoli di coda il sofferto campionato del Campobasso, salvo con una settimana di anticipo rispetto a Rompete le righe. L'ammutinamento dei calciatori rossoblù nei giorni precedenti il match rientra e squadra in campo per regalare l'ultimo sorriso ai suoi tifosi. Vittima sacrificale la Jesina, condannata agli spareggi per non retrocedere. Sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi in avvio di ostilità. Il portiere di casa si immola prima su Valdes a seguire, dopo la corta respinta su Cameruccio. Per i lupi di Antonio Minadeo si fa notare Gomez, che colpisce la parte alta della traversa, difesa da Bolletta. Del Prete per i molisani a metà tempo vola in contropiede palla al piede prima di servire Strianese, che ciabatta malamente dall'interno dei 16 metri. La Jesina un'ora fino al termine il torneo. Valdes chiama ancora l'estremo Landi al difficile intervento. Finale intenso di primo tempo, i marchigiani mettono la freccia fortunosamente sempre con Valdes al minuto 43. Ma prima del tè caldo rimette le cose a posto per i locali il talentuoso Carbo su azione personale. 1-1 al termine dei 45 minuti iniziali. L'avvio di ripresa del match regala per i colori rossoblù il vantaggio. Del Prete una spina nel fianco della Jesina. Serve Carbo in profondità. Assist al bacio per Balistreri. È un gioco da ragazzi il 2-1. Il Campobasso ha la gara in pugno ma non riesce a chiuderla come vorrebbe, anzi gli ospiti tornano in linea di galleggiamento prima del 20°. Il 2-2 porta la firma di Pier Andrei sugli sviluppi di un corner.
Il tempo di risistemare la palla a centrocampo che il difensore Gomez di testa trova il pertugio giusto per superare Bolletta da calcio piazzato. Landi cala la saracinesca nei minuti conclusivi. Inutili gli sforzi di Pierandrei prima e Manganelli dopo di riagguantare il risultato di parità. La tribolata stagione dei molisani giunge ai titoli di coda. Minadeo e i suoi vanno a raccogliere gli applausi in curva. Domani si vedrà. 33 punti complessivi non sono bastati all'Isernia per mantenere la B1 di pallavolo femminile. Nonostante la vittoria 3-0 ad Arzano in Campania. In Campania il sestetto Pentro termina al terzultimo posto, 23-25, 16-25, 24-26. I set di incontro alla società molisana non resta quindi che chiedere alla FIPAV il ripescaggio tra tutti i club retrocessi nei 4 giorni nazionali. L'Isernia è quella che ha chiuso la stagione con il maggior numero di punti. E termina invece con una sconfitta a Bologna la corsa della Magnolia Campobasso nel campionato femminile di pallacanestro di A2. Le emiliane hanno superato il quintetto di Mimmo Sabatelli con il risultato 66-58 a playoff promozione ed esce sconfitto anche l'Airino Termoli con il campo maschile nella gara 3 di semifinale di Serie C di basket. Il Magic Chieti si impone invece in casa 90-75 sulla formazione termolese. Per i molisani sfuma ancora una volta il sogno di salire di categoria. 5 società invece provenienti da 3 diverse regioni di oltre 50 giovani rugbiste si sono ritrovate sul campo dell'ex Romagnoli di Campobasso per dar vita al raggruppamento del campionato Under 16 femminile. Nello scontro diretto che decideva il torneo l'Amatori Napoli ha avuto la meglio 31-22 sulle ladies del capoluogo molisano. Al terzo posto si sono classificate invece le abruzzesi del Tetras Vasto. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di TLT termina qui, come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.